1.000 miliardi di stelle formano la nostra galassia, la Via Lattea, e il nostro Sole è una di esse, a distanza di 2/3 dal centro di questa grande spirale di stelle. Il Sole si formò 4 miliardi e mezzo di anni fa da una grande nube, un turbinio di polvere e gas. E dalla stessa nube ebbero origine i pianeti del Sistema Solare. Il Sole è al centro del sistema di 9 pianeti che ruotano nelle loro orbite mentre girano intorno al Sole. Mercurio, Venere, Terra, Marte. Questi sono i pianeti interni, piccoli corpi rocciosi nello spazio. Per mostrare i pianeti esterni dobbiamo cambiare la scala del nostro diagramma. Se diciamo che è questa la regione in cui orbitano i pianeti interni, allora qui sono le orbite di Giove, Saturno, Urano e Nettuno, i giganti del Sistema Solare. Questi pianeti, insieme con Plutone, un piccolo pianeta più simile alla Terra nelle dimensioni, sono i pianeti esterni. In tutto, 9 pianeti formano il nostro Sistema Solare. Per centinaia di anni i pianeti furono osservati dalla Terra come punti luminosi vaganti tra le stelle. Poi l'invenzione del telescopio aprì un'era completamente nuova per l'astronomia. I pianeti potevano essere osservati come oggetti nello spazio. Con l'invenzione della fotografia, le immagini viste al telescopio potevano essere permanentemente registrate su una pellicola. Le superfici dei pianeti potevano essere attentamente studiate con foto e riprese cinematografiche. Sono state costruite delle apparecchiature che riescono a darci informazioni invisibili ai nostri occhi. Lo spettroscopio scinde la luce solare riflessa dai pianeti in uno spettro che ha permesso agli astronomi di identificare alcuni dei gas delle atmosfere planetarie. Le fotocellule e le termocoppie hanno reso possibile la determinazione della temperatura della superficie di un pianeta e della sua atmosfera. La radio e radar astronomia hanno aperto nuove vie per la ricerca sui pianeti. E infine, grazie ai progressi più recenti, gli strumenti dell'astronomia non sono rimasti più oltre sulla Terra. Siamo riusciti a mandare i nostri strumenti sui pianeti stessi. Le sonde planetarie hanno dato una svolta alla nostra conoscenza del Sistema Solare. Mercurio, il più vicino al Sole, ha un diametro pari alla metà di quello terrestre e dista 1/3 dal Sole rispetto alla Terra. Compie un giro intorno al Sole ogni 88 giorni. Un tempo si pensava che Mercurio avesse sempre la stessa faccia rivolta verso il Sole, ruotando una volta durante ogni rivoluzione, come la nostra Luna. Ma gli studi con il radar hanno mostrato che esso compie una rotazione nel tempo di appena 2/3 di una rivoluzione. Nel marzo 1974 la sonda planetaria Mariner 10 mandò le prime immagini ravvicinate della superficie di Mercurio. Ora sappiamo che Mercurio, come la nostra Luna, è stato sottoposto allo stesso bombardamento cosmico. La sua superficie è totalmente ricoperta da crateri e pianure di lava, prodottisi dalla collisione con grandi e piccoli corpi. Il pianeta è quasi completamente privo d'aria, come la Luna. Nella luce solare, la temperatura della superficie di Mercurio sale a più di 700 gradi Fahrenheit, mentre scende a meno 300 gradi di notte. Gli strumenti a bordo del Mariner 10 hanno mostrato che Mercurio si muove nello spazio e crea così un'onda d'urto quando deflette il vento solare formato da particelle ad alta energia emesse dal Sole. Questo poteva essere spiegato solo da un campo magnetico, una sorpresa per gli astronomi.
Un campo magnetico si produce di solito per la rotazione di un pianeta. Mercurio ruota così lentamente che gli astronomi non si aspettavano che ne avesse uno. E invece lo ha, sebbene sia molto debole. Fra Mercurio e la Terra c'è il secondo dei pianeti interni, Venere, di dimensioni paragonabili a quelle terrestri e lontano dal Sole 7 decimi rispetto a quanto lo è la Terra. Vediamo Venere sia all'ovest, poco dopo il sorgere del Sole, sia all'est, proprio prima del tramonto. Dalla Terra Venere si vede più luminosa di qualsiasi altra stella nel cielo. Esso appare così perché lo osserviamo sempre senza il telescopio. È coperto da una densa nube che riflette la luce del Sole. Le nubi non sono formate da acqua, come le nuvole della Terra, ma da gocce di acido solforico. Venere ruota una volta in 243 giorni, gira intorno al Sole una volta in 225 giorni. Il suo giorno è più lungo del suo anno. Gli studi radar su Venere, effettuati da un veicolo spaziale, ci hanno dato la gran parte delle informazioni sulla superficie del pianeta. La superficie di Venere è in genere liscia. I processi geologici che sulla Terra danno origine alle montagne non sembrano verificarsi su Venere. E, come Mercurio, questo ha un campo magnetico molto debole. Mentre le nubi di Venere sono soprattutto formate da acido solforico, la sua atmosfera è quasi di sola anidride carbonica che intrappola il calore proveniente dal Sole. Questo ha creato un effetto serra sul pianeta. La temperatura sulla sua superficie è più elevata del punto di fusione del piombo. L'atmosfera è calda e pesante anche. La pressione dell'aria sulla superficie è pari a 90 volte quella sulla superficie terrestre. Un tempo parlavamo di Venere e della Terra come di due pianeti gemelli, ma non più adesso. A circa 150 milioni di chilometri dal Sole, circa 93 milioni di miglia, è il terzo pianeta del Sistema Solare, la Terra. La Terra è l'unico pianeta su cui c'è vita grazie alla sua atmosfera ricca d'ossigeno e al suo campo magnetico che protegge gli organismi viventi dalle radiazioni pericolose ad elevata energia. La Terra ha un satellite naturale, la Luna, larga in diametro un quarto rispetto alla Terra.